Il posto delle parole per attraversare, questo è un verbo che noi ci troviamo spesso a dire e ci fa piacere attraversare il festival che raccontiamo anche quest'anno e racconteremo in altri appuntamenti dei tanti che troveremo volta per volta attraverso festival Langhe, Roero, Monferrato, Appennino Piemontese, uomini e storie delle terre di mezzo. Siamo qui a raccontarlo insieme con chi ha avuto l'idea, ma non solo. Paola Farinetti, benvenuta. Anzi, bentornata nel posto delle parole. Grazie. Io innanzitutto devo dire che condivido il progetto insieme a Simona Ressico e più in generale insieme a Hiroshima Mon Amour. Cioè si sono messe insieme due realtà che da più di 20 anni lavorano nel mondo dello spettacolo, cioè Produzioni Fuorivia e Hiroshima Mon Amour, per dar vita ormai 4 anni fa a questo festival che si chiama Attraverso, come hai detto tu, e che insegue la bellezza che è stata anche certificata dall'UNESCO, ma noi lo sapevamo già che era bello, del sud del Piemonte, mettendo insieme tre province, quattro territori che sono Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese. È un'area molto grande di oltre 180 chilometri. Il filo conduttore è quello di proporre degli appuntamenti musicali, teatrali, letterari, abbinati anche alla cultura materiale che è una delle eccellenze di quest'area del Piemonte meridionale, che è l'eccellenza enogastronomica, cioè i vini buoni, il cibo buono. Quindi tutti i nostri spettacoli, incontri si concludono sempre con degustazioni di vino, ma anche di eccellenze alimentari, e si va dalla focaccia che è tipica di Gavi non so, al pane con le acciughe e alla morra, ecco. D'altra parte c'è un detto antico che dice: se hai due soldi, spendine uno per il pane del corpo e l'altro per il pane dello spirito. Quindi qui sia il corpo che lo spirito convivono in una bella forma anche nell'edizione 2019, dal 22 agosto all'8 settembre. C'è stata l'anticipazione con Arturo Bracchetti, se non ricordo male, ad Acqui Terme, e adesso Sì, si a entra luglio. nel vivo del programma. Ecco, un Sì, programma che è un che, programma prego. bello ricco, bello, bello ricco. Ma io ci tengo a dire che, a parte che il programma si può vedere tutto sul sito attraverso festival.it oppure sulla nostra pagina Facebook o Instagram, siamo molto presenti sui social, quindi è inutile forse che io adesso faccia un Certamente, elenco, no, lo lasciamo ai nostri no? ascoltatori attraverso il sito Facebook e Instagram, ovviamente. Esatto, quello che ci tengo a dire è che noi cerchiamo di costruire un festival che non sia soltanto un elenco di nomi noti, che peraltro ci sono, che vanno da Marco Paolini a Ezio Bosso, Luciana Littizzetto, Gianni Minoli, Paolo Crepè, Sgarbi, Vittorio Sgarbi, Simone Cristicchi. Ci sono tanti nomi, come dire, noti, che già di per sé basterebbero a fare un festival, ma la cosa che tengo a sottolineare è che noi non mettiamo mai uno spettacolo tanto per metterlo in un posto, ma il lavoro di questo festival dura veramente da un anno all'altro in stretta sinergia con chi i territori che noi andiamo a toccare li abita tutto l'anno, cercando di fare delle proposte che siano adatte e specifiche per quel luogo lì e non per un altro. Cerchiamo di creare degli incontri che siano degli unicum. Faccio un esempio, Ezio Bosso che viene da noi e che ci parla ad Alba, dell'importanza del mecenatismo e di quel visionario spaziale che abbiamo avuto ad Alba, che è stato Pinot Gallizio, rende l'incontro con Bosso assolutamente speciale e unico rispetto a tutte le altre volte dove possiamo vedere Ezio Bosso. Oppure Paolo Crepè che viene insieme a Perissinotto a parlare di un caso di cronaca, del primo caso di femminicidio avvenuto proprio nel nostro territorio, nell'area di Canale, di una bambina di 13 anni che viene rapita e venduta per il piacere dei ricchi che volevano stare con una Che è minorenne e stato che è un tra l'altro caso. anche l'oggetto dell'ultimo romanzo di Alessandro Perissinotto, Il silenzio della Esatto. collina.
Esatto, e lo mettiamo però insieme a Paolo Crepè, che uno di queste cose, insomma, se ne intende, no? Ecco, cioè, ho fatto questi due piccoli esempi, ma posso ancora citare Simone Cristicchi, che sarà sia a Pollenzo al cortile dell'agenzia, dove c'è l'Università di Scienze Gastronomiche, ma anche a Capanne di Marcarolo, che è un posto dove nel 1944 c'è stata una fucilazione di 150 partigiani da parte dei tedeschi. Quindi è un luogo non qualsiasi, ma è un luogo che esprime dei sentimenti molto forti. E allora Simone Cristicchi lì farà un recital apposta, studiato esattamente per quel posto lì. Ecco. Questo per dire che la nostra filosofia è quella di non fare soltanto un elenco di nomi, come dire, in competizione con altri festival, ma cercare di far vivere il territorio in modo armonico, cioè proponendo delle cose che in quel territorio ci stanno come il pesce nel mare, ecco. Ecco, è un aspetto importante quello che ha detto poco fa Paola Farinetti, vale a dire che attraversando molti festival, per quanto ci riguarda, vediamo che a volte proprio la costruzione, senza giudicare male ovviamente chi organizza, a volte i festival vengono costruiti su un insieme di nomi, no? Quasi a diventare un magazzino di nomi. Invece qui ci piace sentire che, per esempio, lo spettacolo di Simone Cristicchi è stato costruito per un posto dove c'è stato questo eccidio. Ecco, e quindi è proprio così che si conoscono i luoghi attraverso un festival. E questo credo che sia, Paola Farinetti, uno degli elementi fondanti di questo festival, perché non è sempre così che succede. Ma sì, noi abbiamo cercato di fare così, perché il territorio è molto vasto. L'Italia, non solo il Piemonte, è il paese dei campanili, no? Mettere insieme veramente, il Monferrato insieme alle Langhe, il Roero insieme all'Appennino piemontese, è come mettere insieme degli universi che, come dire, si dicono vicini a parole, ma poi nei fatti sono molto distanti. Quindi l'unico modo era veramente anche coinvolgere molto chi quei luoghi li abita tutto l'anno, capire che cosa serviva per quei luoghi, quali erano la particolarità di quei luoghi, che cosa raccontavano quei luoghi e cercare di fare una programmazione in linea con. No? Perché io non credo assolutamente alle astronavi che arrivano dall'alto e che portano la verità e il verbo, no? Bisogna fare in modo che la verità emerga dal confronto, come anche la bellezza, e attraverso è veramente un attraversamento di luoghi, ma anche un attraversamento di umanità. Attraversamento di umanità, e questo sicuramente verrà fuori dai vari appuntamenti di Attraverso Festival nel programma di quest'anno. Abbiamo già citato Ezio Bosso, abbiamo già citato Simone Cristicchi. Per esempio, Ma ancora. posso anche citarti, sempre seguendo questa filosofia, Alessandro Barbero, il professor Alessandro Barbero, che Certo. oltre ad essere uno storico pazzesco, è anche un pazzesco comunicatore, uno che ti fa veramente amare la storia. Lui sarà presente sia a San Cristoforo nel Gaviese, sia al castello di Grinzane Cavour nelle Langhe, e racconterà, i titoli sono uguali, il Medioevo qui da noi, ma in realtà saranno molto diversi, perché il Medioevo nel Monferrato è stato diverso dal Medioevo nelle Langhe, e quindi sarà una lezione calata proprio sul territorio nel quale parlerà. No? A San Cristoforo parlerà dei Marchesi di Monferrato, da noi parlerà di altre cose, no? Cioè al castello di Grinzane. Quindi anche questo, noi abbiamo chiesto veramente al professor Barbero di farci una lezione apposta. Anche Sgarbi, che noi chiamiamo non come polemista o come uomo da talk show, ma lo chiamiamo per fare la cosa che sa fare meglio, cioè il critico d'arte, e che ha messo su uno spettacolo che si chiama I Tesori d'Italia con un quartetto d'archi, e ci farà vedere delle proiezioni di opere d'arte, ma saranno queste opere d'arte focalizzate su quelle che abbiamo noi in Piemonte. Quindi sarà un modo anche per scoprire delle ricchezze artistiche che magari ci abbiamo dietro la porta di casa e che non lo sapevamo, e sappiamo come Sgarbi è bravo a fare il suo lavoro, no? Che è quello di essere un critico d'arte.
E prima di chiudere parliamo anche dell'aspetto musicale del Festival Attraverso ed è anche qui, segue la stessa filosofia, però ovviamente in modo musicale, cominciando con Yo-Yo Mundi. Yo-Yo Mundi, perché quest'anno festeggiano i 30 anni della loro carriera, sono di Acqui Terme come origine e infatti li abbiamo programmati a Cartosio, che è un comune dell'area dell'Acquese, vicino in provincia di Alessandria, quindi ci sembrava giusto così. Alla Morra ci sarà Giuseppe Cederna che racconta Odisseo. Odisseo è stato sicuramente Ulisse, è stato il primo migrante raccontato in letteratura, oggettivamente è così, no? E alla Morra c'è insomma anche un problema legato a questa cosa, perché c'è una comunità di migranti che sta in un albergo vicino, in una delle frazioni di La Morra, ed è stato un problema ma anche un'occasione in questi anni, e quindi ci sembrava giusto che Cederna arrivasse proprio in quel paese lì a raccontare che è stato il primo migrante raccontato dalla letteratura E visto che hai mondiale. parlato di Odisseo, non possiamo non citare colui che di Odisseo ha raccontato e racconta così tanto, Valerio Massimo Manfredi, che anche qui nell'incontro prende spunto da una presenza locale seppur antica, ovvero siamo ad Alba e il nome Pertinace è un nome importante e sarà Eh sì, l'oggetto perché dell'incontro. sì, abbiamo chiesto a Valerio Massimo Manfredi di raccontarci Pertinace, che ad Alba c'è Piazza Pertinace, Via Pertinace, ma magari non tutti sanno che la piccola Alba ha dato pure un imperatore a Roma. Sarà stato il tardo romano impero, quando gli imperatori andavano e venivano con la velocità del vento. Però sicuramente è una roba importante, quindi Valerio Massimo Manfredi ci parlerà di Pertinace, poi lo collegherà al suo ultimo libro, che tra l'altro ho proprio finito di leggere ieri, che parla di questo Marco Girardi, che è un missionario guerriero in Congo. A questo punto Paola Farinetti mi ha bruciato la domanda qual è il libro che fa compagnia in questi giorni di mare e quindi ci ha già dato la risposta. A questo punto la cambio la domanda, qual è il prossimo dopo quello di Valerio Massimo Manfredi, Paola Farinetti? Quale altro Ma libro guarda, leggerai? allora il prossimo, allora, non me lo ricordo il titolo, ce l'ho pronto, me l'ha regalato una mia amica, però fammi spendere questo spazio per consigliare una lettura, che è uno dei miei libri pilastro, e che pochi conoscono, di un americano che si chiama Philip Meyer, è edito da Einaudi, e il libro è Il figlio, ed è scritto in un linguaggio bellissimo, ed è la straordinaria e anche terrificante e terribile storia di una famiglia americana da metà 800 fino agli anni 2000, e racconta proprio, cioè, la conquista del West, che è stata una conquista truce e feroce, e che porta poi alla ricchezza ma anche al dispiacimento di questa famiglia, no? Che prima si conquista i campi a suon di colt e di revolverate, poi scopre il petrolio, diventa ricchissima e poi si spalda. Ed è un libro di una bellezza sia estetica, proprio per la bellezza della scrittura, e sia è una storia, un'epopea pazzesca. È un libro che mi piace consigliare perché è un libro che mi ha entusiasmato e che pochi conoscono. Questo Philip Meyer ha di fatto scritto soltanto due romanzi, purtroppo per Ruggine me, americana, io perché ricordo Ruggine esatto, Ruggine Americana è americana. stato il primo, e Philip Meyer e poi Il figlio è stato il secondo, che è uscito ormai credo almeno 4-5, anche forse anche di più, 6 anni fa. Quindi è uno che scrive poco, però quando scrive, insomma, lascia il segno. Grazie ancora a Paola Farinetti per il tempo che ci hai dedicato e appuntamento per i nostri ascoltatori ad Attraverso Festival con tutte le informazioni su attraversofestival.it. Grazie e buona vacanza. Grazie a te, ciao e saluti a tutti.